YouTube! Cari Lovers e Gattegiusi, benvenutissimi! Oh, mamma mia, ma quanti occhi hai oggi? Cioè, questa ragazza ogni giorno mi sorprende. Oggi occhi di gatto. Prima la chiamavo quattro occhi, adesso la devo chiamare sei occhi. Ci vedi bene? Ci vedi? Assolutamente sì, so che mi scivolano. Eh beh, sai com'è. Ma di che cosa parleremo oggi? Vi farò un indovinello. Il maggiore dei figli di mia mamma. Chi è secondo voi? Il grande fratello! Mamma mia. Sì, lo so ragazzi, è brutta questa. Chilovenia. Ma non perdiamo altro tempo, entriamo subito nel vivo di questo video. Bando le ciance, ciancio le bande. Prego, Giusy. Grande fratello 2019. Ecco i primi concorrenti e gli opinionisti. Eh sì, non è ancora finita l'isola dei famosi. E già noi ci stiamo prestando ad altro trash di alta caratura, perché ragazzi, qui c'è di mezzo la Barbara D'Urso, Non scherziamo. Barbara D'Urso si sta preparando per la prossima edizione del Grande Fratello 2019. Vi anticipiamo che il reality più spiato d'Italia inizierà verso la metà di aprile 2019. Quindi tutti pronti sul vostro divanetto a gustarvi tutte queste pillole di trash. Per quanto riguarda il cast, anche quest'anno la D'Urso ha deciso di replicare la formula della scorsa stagione, ovvero affiancare a persone sconosciute alcuni volti già noti al pubblico televisivo. Eh sì, perché come ben sapete c'è il grande fratello NIP, quello con persone normali, e il grande fratello VIP. Ormai il VIP è andato. Nel NIP Barbara D'Urso ha detto: ma se io metto solo emeriti sconosciuti, magari gli ascolti non fanno il picco al quale io sono abituata. Allora ci mettiamo dentro qualche personaggino un pochino più famoso, in maniera tale che accontentiamo capra e cavoli. Sì, ovvero quelli che vivono di luce riflessa. Bravissima. Comunque questo al fine di alimentare il gossip che immancabilmente accompagna ogni... Niente, sei occhi non ce la fanno, Questo al fine di alimentare il gossip che immancabilmente accompagna ogni edizione dei reality targati Mediaset. Cesara Bonamici, i tuoi occhiali ci fanno un baffo, ormai è lei la nuova Cesara, sì, sì. Mamma mia. Ma entriamo subito a parlare appunto di questi personaggi che, come dice la buona Giusy, vivono di luce riflessa. Se nello scorso anno abbiamo potuto vedere la presenza di Veronica Satti, la famosa figlia di Bobby Solo, anche quest'anno quindi potremmo vedere una figlia d'arte a girarsi tra le mura della casa di Cinecittà. Il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP è quindi Francesca De André, figlia di Cristiano De André e nipote del celebre Fabrizio De André. E io mi immagino che il povero Fabrizio De André si rivolterà nella tomba perché dirà: mamma mia, ma io ero un poeta, ero un artista, ho diffuso le mie parole, i miei sentimenti, le mie emozioni in tutta Italia e adesso guarda mia nipote cosa sta a fare, sta a litigare col padre e va al Grande Fratello. Uguale! Tra padre e figlia sono state fatte denunce, querele, insomma una situazione non certo rosea che sicuramente verrà trattata dalla sagace Barbara D'Urso al fine di alimentare il gossip e di conseguenza aumentare gli ascolti. Eh sì, perché già ci immaginiamo gli immancabili battibecchi tra Francesca De André e il padre. E magari chissà, ci sarà anche un confronto in diretta? Mai dire mai quando c'è la Barbarella di torno. Detto questo, passiamo agli opinionisti, anche se c'è da dire che un po' tutti ce l'aspettavamo. Non è certo una novità, infatti sembra che a supportare Barbara D'Urso nella conduzione del reality più sfidato d'Italia ci saranno due personaggi inediti mai visti in un reality, ovvero Cristiano Malgioglio e Vladimir Luxuria. Mamma mia, il gatto e la volpe. Posso dire una cosa? Anche due. Allora, secondo me questi opinionisti o opinioniste, bisogna vedere chi verrà preso in considerazione alla fine, faranno solo la presenza, perché se ci avete fatto caso, lo scorso anno Barbara D'Urso non li faceva neanche parlare questi opinionisti. Era lei al centro di tutto. E ogni volta che un opinionista provava a proferir parola, arrivava la Barbarella: no, adesso dobbiamo cambiare argomento perché qui, sapete come dice lei, sfioriamo il tassativo, la pubblicità, siamo sotto testata giornalistica, scoop, esclusiva, e basta Barbarella, e fai parlare un po' anche gli altri, lo sappiamo che sei brava e c'hai la parlantina che certo non ti manca, ma dai un po' spazio anche agli altri. Comunque, se dovessero diventare appunto ufficiali, sarebbero due personaggi che sembrano creati su misura per questo reality che si preannuncia molto interessante, almeno da quanto affermato dalla stessa D'Urso. Eh sì, perché parliamoci chiaro, Cristiano Malgioglio sembra creato appositamente come opinionista per un reality piuttosto che come partecipante ad un reality, ma viva i reality perché consentono al Cristianino di andare avanti con la sua carriera. Ma è Davide Maggio a lanciare la bomba e a svelare che ad animare la casa più spiata dagli italiani saranno due personaggi davvero
trash. Personaggi trash, chi saranno? Ma ve lo diciamo noi. La prima è Fariba Terani, meglio conosciuta come la madre di Giulia Salemi, la quale attualmente è fidanzata con Francesco Monte. Avete capito? Giulia Salemi, dopo tutto l'ambaralam che ha fatto e si è anche fidanzata felicemente, io penso, con Francesco Monte, adesso ha pensato bene di far introdurre nel mondo dello showbiz anche la mammina. E si appresta una lunga carriera, cara Fariba. Il secondo personaggio controverso è Alberico Lemme. Ce l'ha fatta. Io lo sapevo. E mi chiedevo sempre, ma questo dottor Lemme, ma quando è che ce lo vedremo in un reality? Perché prima o poi ce lo vedremo. Ragazzi, è successo, ma... Il tanto contestato dietologo però non farà parte dei concorrenti, ma avrà un ruolo particolare. Quindi avete capito, colpo di scena, Lemme farà parte del Grande Fratello, ma non come concorrente. E voi vi chiederete, ma allora cosa ci va a fare sto Lemme al Grande Fratello? Continuate a seguire questo video e lo scoprirete. Ecco come si esprime il giornalista web sopracitato a tal proposito. E adesso vi faccio la voce da giornalista. La produzione del reality è intenzionata ad arruolare un altro personaggio ben noto al pubblico dei salotti pomeridiani di Barbarella, ovvero Fariba Terani, la mamma di Giulia Salemi, concorrente dell'ultimo Grande Fratello VIP, ma questo che ve lo dico a fa. Proprio mentre la figlia era reclusa nel programma di Ilary Blasi, la signora ha avuto modo di far parlare di sé, tra interviste e ospitate varie, entrando anche nella casa per benedire l'amore della figlia con Francesco Monte. Eh sì, ve la ricordate quella scena? È entrata proprio e ha benedetto l'amore tra Giulia e Francesco, i quali... Ancora adesso, nonostante tutte le voci di corridoio che gli facevano durare quando un gatto in tangenziale, sembra che siano ancora insieme e sembra che siano ancora innamorati. È inutile dire che... Arinaglie! È inutile dire che il popolo del web, quando ha preso la notizia che Fariba Terani farà parte del cast ufficiale della 16ª edizione del Grande Fratello, è impazzito dalla gioia, sicuro del fatto che la donna regalerà ai telespettatori Mediaset tante perle di trash. Cosa ne dite? Aida Nizar 2 la vendetta? Secondo me ci sta lavorando la ragazza, eh? Davide Maggio poi spara la notizia che un altro nome che si aggirerà per Cinecittà tra circa un mese sarà proprio Alberico Lemme, il dottor Lemme, il famoso dottor dietologo dottor Lemme. Attenzione però, il celebre farmacista di Desio non dovrebbe essere un concorrente a tutti gli effetti. Che ruolo avrà? Ma ve lo dice la Super Giusy. Pare che per lui si stia studiando un ruolo ad hoc all'interno del reality di Canale 5. Molto probabilmente Alberico Lemme verrà ingaggiato con un ruolo ben definito, ovvero far dimagrire con le sue diete particolari i coinquilini presenti nella casa. Avete capito? Quindi gira voce che in questo Grande Fratello avranno anche il dietista, il dietologo, chiamatelo un po' come volete, colui che praticamente dovrà mettere a stecchetto tutti i personaggi e fargli avere uno stile di vita sano, naturale e una corretta equilibrazione idrica. E mi raccomando, attenzione al bifidus. Ma ora vi riveliamo un'altra news degna di essere presa in considerazione. Eh sì ragazzi miei, perché le novità non sono mica finite qui, abbiamo anche un'ultima perlina da regalarvi che adesso vi dirà l'esimia dottoressa dai sei occhi, Giusy. In arte Cesaras, si mormora che nei corridoi di Cinecittà un altro concorrente potrebbe essere Francesco Nozzolino, attualmente seduto nel salottino dei personaggi di Avanti un Altro. Francesco Nozzolino, guarda, mi sei simpaticissimo, non vedo l'ora di vederti al Grande Fratello e soprattutto non vedo l'ora di vedere un ipotetico confronto tra Francesco Nozzolino e il dottor Lemme. Immaginate cosa non ne potrà venire fuori. Cioè ragazzi, qui se è come ci immaginiamo noi, il trash viene superato. Cioè Barbarella a sto giro veramente fa il botto, ma il botto nel vero senso della parola, eh. La domanda ora nasce spontanea, signori e signori: riuscirà questa edizione del Grande Fratello a superare gli alti livelli di trash visti lo scorso anno? Siamo quasi certi di sì. Dopotutto, cari miei, Barbara D'Urso è la vera professionista del trash. Quindi, se Barbarella sceglie dei personaggi, non lo fa certo così a naso. Lo fa con un motivo ben preciso. E noi siamo sicuri che questa edizione del Grande Fratello sarà, numero A, la più contestata di tutti. Tutti la criticheranno, tutti diranno è uno schifo, cambiate canale, chiudete il Grande Fratello. Ma sarà sicuramente l'edizione più vista. Ci vogliamo scommettere, ragazzi? Comunque, queste sono appena le prime timide news che riguardano il Grande Fratello. Non appena avremo notizie certe, ma certe ufficiali, state tranquilli che saremo qui a svelarvele in anteprima. Eh sì, mi raccomando, il video adesso è terminato qui, vi chiediamo come al solito di farci sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo ipotetico nuovo semicast del Grande Fratello. Vi ricordo Fariba, la mamma di Giulia Salemi, il dottor Lemme,
Francesco Nozzolino. E vi ricordiamo che c'è la probabilità che ci sia anche Francesca De André. Quindi un cast di personaggi che veramente dice tutto, dice niente, ma ci lascia ben sperare. A questo punto omaggiateci con un bel mi piace sotto questo video se vi è piaciuto. Registratevi al canale, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, e cliccate soprattutto la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Ma soprattutto, soprattutto, soprattutto... condividete, condividete, condividete! Cresciamo insieme come una grande famiglia, ciao! Ciao Cesare!